Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri, sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i Bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Combustibili Farinato, prodotti petroliferi per l'agricoltura, l'autotrazione e il riscaldamento. Gasolio agricolo e lubrificanti. Esperienza, rapidità, puntualità nelle consegne e prezzi competitivi da 50 anni. Combustibili Farinato. A Casteldario, Mantova. Ben ritrovati cari amici telespettatori a nuovo appuntamento con Focus Agricoltura, trasmissione che Telemantova dedica al mondo agricolo. In questa puntata parleremo ancora della questione del latte e dell'accordo appena siglato, ma parleremo anche di Mantova Capitale Italiana della Cultura nel 2016 e di che cosa vuol dire questa nomina per il mondo agricolo. Poi andremo a vedere il 30° anniversario degli agriturismi italiani e non solo. Entriamo subito nel vivo della puntata. Questione latte, sentiamo. Questione latte, accordo siglato, un commento. Ma l'accordo siglato sicuramente non è quello che mi sarei aspettato fosse un accordo dopo questa lunga mobilitazione. Noi veniamo da 11 mesi di fatto di assenza contrattuale, si è rinnovata la liturgia, cioè di fatto si è privilegiata la solita modalità, cioè per la quale il prezzo lo fissa Parmalat Galbani, in ogni caso gruppo Lactalis, quindi il prezzo viene fissato da un gruppo straniero sul territorio nazionale, è un prezzo assolutamente insoddisfacente e poi la durata è pazzesca, 3 mesi sono troppo pochi, vuol dire che fra qualche giorno dovrà iniziare la trattativa di nuovo per la nuova stagione e il rischio è che questo avvenga nelle condizioni peggiori di mercato. Sappiamo che tra gennaio e febbraio di solito si registrano i picchi di mercato peggiori e potrebbe essere una di quelle fasi in cui la quantità del latte ancora in esubero e la scarsa capacità a remunerarlo da parte delle industrie si fanno sentire. È stato uno spot dei sindacati che hanno scelto, dei sindacati agricoli che hanno scelto di dare copertura all'azione del governo. Bene, io mi auguro di sbagliarmi, ma temo che fra poco saremo da capo. Quindi col nuovo anno si ripartirà con mobilitazioni e richieste. Le stalle continuano a chiudere. Mi pare di capire che non sono finite, cioè nemmeno col nuovo anno, perché giovedì scorso si sono riuniti a Milano i cosiddetti autoconvocati, erano alcune centinaia di allevatori che sostanzialmente contestano l'accordo, il che vuol dire che in realtà non abbiamo risolto nemmeno quel tipo di problema, cioè non c'è nemmeno una copertura interna, cioè un conto è la copertura mediatica del livello sindacale che è garantita, altro discorso è quando si va nelle stalle. Gli allevatori continuano a dirmi che a quelle condizioni comunque non sopravvivono e noi abbiamo venduto all'opinione pubblica la vicenda di questi giorni come una soluzione a un problema che non è risolto. Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016, non si può assolutamente scindere la cultura dall'agricoltura nel nostro caso. Assolutamente, questo è uno degli appendici che Expo e l'esperienza di Expo può darci e da cui noi possiamo trarre spunto. Avere Mantova sotto i riflettori il prossimo anno è una gioia indescrivibile ed è una cosa bellissima. Credo che questa volta si debba veramente fare strategia tutti insieme, tutte le realtà economiche del Mantovano, non solo e soltanto per aggregare l'offerta nell'agroalimentare, non solo e soltanto per rappresentare al meglio l'agroalimentare, ma per utilizzare Mantova, che è la più bella città italiana, non solo e soltanto a detta di qualcuno che l'ha eletta come capitale della cultura, ma a detta di tanti turisti che vengono a visitare Mantova,
allora prendere questo bellissimo biglietto da visita e unirlo a quelle che sono le nostre produzioni agroalimentari e non, credo sia uno sforzo che i mantovani e soprattutto chi vive nel tessuto economico e sociale mantovano debba utilizzare, soprattutto debba sviluppare. Per cui Confagricoltura farà sicuramente la sua parte, d'accordo con l'amministrazione comunale, d'accordo con tutto il tessuto socio-economico mantovano. È un'occasione per la nostra città da non perdere. Assolutamente, è un'occasione da non perdere, non solo e soltanto per i ritorni economici, ma per dimostrare ancora una volta e ancora di più quanto l'orgoglio mantovano e soprattutto l'ingegno e l'operosità dei nostri imprenditori possano fare bella questa Italia, non solo e soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista culturale e artistico. Una carta di qualità e rispondere a determinati criteri di sostenibilità, la possibilità di entrare in una rete di turismo sostenibile. Ecco la proposta del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Mantova. Il commercio, l'artigianato, l'ospitalità, le guide turistiche e naturalistiche e così via avranno l'opportunità di essere inserite all'interno di un circuito, all'interno di un sistema qualità, che si manifesta attraverso il rilascio di un marchio d'area e che potrà essere spendibile per la promozione turistica sia non solo a livello nazionale e a livello europeo, ma anche a livello internazionale. Il sistema qualità assieme al DECO, cioè DECO la possibilità di poter iscrivere all'interno di un registro che sarà anche quello regolamentato dal sistema qualità, e la possibilità di dare ai produttori locali la spendibilità di un marchio di prodotto locale come per esempio i tortelli di zucca, i nostri prodotti tipici in tutta Europa e in tutto il mondo. Per ora le DECO in effetti sono denominazioni comunali, quindi ristrette all'ambito comunale, sarebbe un modo per farle uscire da questo ambito. Esatto, è una straordinaria opportunità perché riusciamo con questa operazione a portare un'iniziativa locale come quella dei DECO da livello locale a livello internazionale, quindi faremo conoscere un sistema di qualità e daremo la possibilità al turista che decide di venire da noi, attraversare il nostro territorio, soggiornare da noi, se rimane all'interno di questo sistema qualità che è contraddistinto dal marchio d'area, diamo la garanzia di avere una grande qualità ambientale, una grande qualità turistica. La prima opportunità da sfruttare per il territorio è quella di utilizzare l'incrocio tra le due velovie europee, quella che dal nord Europa arriva a Malta e quella che da Atene giunge a Cadice, incrocio che avviene proprio nel Mantovano. Scopo dell'iniziativa: potenziare il richiamo turistico, le proposte del territorio e dei prodotti agroalimentari locali. La mozione ha riscosso il consenso di tutta la minoranza, manca solo la firma della Civica di De Marchi ed è già avanti con il suo iter. Siamo a un buon punto perché la mozione per una rete sostenibile a livello locale che sia favorevole all'agriturismo, al veloce, alle biciclette, ai percorsi turistici collegati anche attraverso ferrovia è stata proposta esattamente 10 giorni fa con la firma di tutti coloro che appartengono alle minoranze ed è stata calendarizzata nei prossimi consigli comunali perché è argomento urgente. Un incontro concerto per celebrare i 30 anni dell'agriturismo è quello che si è svolto lunedì sera al Teatro Bibbiena, organizzato dal Consorzio Agrituristico Mantovano. Un momento per fare il punto sulla situazione, riflettere sulle prospettive e sulla redditività di questo settore. Devo dire che è una bella realtà quella lombarda. Ormai sono 1565 agriturismi e Mantova è non la prima ma la seconda per quanto riguarda il numero degli agriturismi esistenti. Sono 225. E sono una realtà assolutamente in crescita, così come tutto l'agriturismo lombardo che, malgrado la crisi, sta crescendo ancora di un quasi 4-5% all'anno. 20.000 in Italia gli agriturismi, la Lombardia è quarta ma diventa prima se guardiamo alle realtà multifunzionali che hanno imparato a diversificare la produzione e l'offerta. Sono tanti, ma prospettive e redditività sono buone. L'azienda agrituristica ha un reddito medio più elevato sia a livello aziendale sia a livello per ettaro, quindi questo è il primo elemento di positività. L'altro elemento di positività è che l'agriturismo si sta sempre di più orientando al cliente, molto di più del resto dell'agricoltura. C'è spazio quindi per gli agriturismi?
Sembra di sì, bisogna dire che di agriturismi in Italia cominciano ad esserci un numero molto elevato, quindi si comincia a fare una selezione in base alla competitività. E come si gioca la competitività di un'azienda agrituristica? Si gioca sull'orientamento al cliente. Queste sono le due cose che chiede il cliente: verde e prodotti sani e genuini. Per l'estate è fondamentale la piscina. C'è ancora da lavorare in Lombardia e nel Mantovano sull'accoglienza degli ospiti? C'è ancora da lavorare, ma ci dà anche una mano quella che è la classificazione, che è attiva da circa un anno, delle strutture agrituristiche, che consentono un po' come gli alberghi di andare a dare un numero di stelle per gli alberghi, ma sono invece girasoli per le aziende agrituristiche, e quindi di qualificare in modo pieno la propria offerta, il proprio servizio verso il cittadino, che è sempre più esigente e anche sempre più informato. Premiate durante la serata anche quattro aziende mantovane che sono nate nel 1985 e sono tuttora in attività. Hanno guardato avanti, sono stati capaci, ma soprattutto che ha premiato moltissimo è il fatto che abbiano insegnato che dietro il lavoro di una famiglia, perché nel settore agriturismo è tutta la famiglia che lavora, ha portato a dei benefici. Festeggiare 30 anni dalla formazione degli agriturismici mantovani è un traguardo importante, perché è uno dei settori che comunque ha aumentato negli anni l'occupazione, dunque è un vanto per noi mantovani. A concludere la serata un concerto del gruppo Padano di Piadene, gruppo di musica popolare del Museo Cambonino di Cremona, che hanno presentato canti e musiche della tradizione contadina. La carne in tavola, innovare la tradizione per un consumo equilibrato e un'alimentazione sana. Questo è il titolo del convegno organizzato da CAEST Lombardia all'Istituto Scolastico Bonomi Mazzolari, un modo per incontrare i cuochi di domani e riflettere su un argomento importante come quello della salute a tavola. Ai nostri futuri cuochi gli spieghiamo come facciamo le nostre produzioni, come nella filiera cerchiamo di lavorare, e nello stesso tempo vogliamo che anche loro vengano a conoscenza del nostro lavoro per poterlo trasformarlo e darle al consumatore finale. In un contesto dove si modificano continuamente gli indirizzi sulla nutrizione, in prima linea quindi non si possono non avere i giovani con uno scopo. Di pensare sia a come utilizzare gli alimenti per un'alimentazione sana, sia come innovare anche le tecniche di cottura, di cucina, di consumo. E quindi la scuola non può che essere in prima linea con le organizzazioni di settore per innovare e per trovare strategie nuove che vadano sempre di più nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto appunto del consumatore e della nostra capacità di nutrirci in maniera equilibrata. Alla mattinata di confronto hanno partecipato anche ASL e Unipeg per fare un po' di chiarezza sui rischi e benefici nel consumo di carne. Abbiamo visto come ASL che è importante raggiungere chi poi può portare all'interno delle proprie attività, esercizi pubblici, un nuovo stile e può contribuire a creare situazioni che facilitino il cambiamento o meglio il ritorno ad abitudini che purtroppo ormai si sono perse. L'utilizzo di certe matrici anche tipiche del territorio che ormai però si sono un po' perse, l'utilizzo di materia prima vera partendo dal fresco e non da semilavorati. E per parlare delle innovazioni industriali nel settore della carne e come si seguono gli sviluppi dei nuovi prodotti. Oggi sono qua per cercare di illustrare ai ragazzi quali sono tutti i processi che vengono coinvolti all'interno di una struttura industriale che portano dalla materia prima a un prodotto finito. Siccome ho anche la fortuna di seguire lo sviluppo di nuovi prodotti, quindi dall'idea fino al prodotto finito, cercherò con loro di un po' illustrare quali sono tutti i meccanismi e cosa c'è dietro all'innovazione di un prodotto. Ed ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con ancora tante notizie. Non andate via! Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Natale ormai alle porte. Andiamo a scoprire qualche consiglio per i regali.
Volete un'idea per un regalo utile, goloso e che parli della nostra terra? Sicuramente alla dispensa contadina del Consorzio Agrituristico Mantovano troverete l'ispirazione giusta. Questa è la più ampia raccolta di prodotti di fattoria in provincia di Mantova. È una mostra permanente di prodotti che non si trovano di solito nei circuiti commerciali. Sono prodotti che hanno la specificità di essere preparati da contadini con prodotti e risorse dell'azienda stessa, trasformati in azienda e venduti direttamente dagli stessi agricoltori o attraverso il nostro consorzio. Quindi un patrimonio gastronomico, un patrimonio di cultura ed è anche un'ottima idea per poter regalare a Natale prodotti contadini, prodotti locali con una forte connessione col territorio. Si possono comprare i prodotti singolarmente oppure comporsi cesti e confezioni in regalo alla portata di ogni esigenza e tasca. Ma quali sono i prodotti che vanno per la maggiore? Sicuramente la birra contadina. In provincia di Mantova ci sono ben 8 agribirrifici, quindi è la realtà più importante in Italia per quanto riguarda la presenza di agribirrifici. Poi sicuramente anche le mostarde e un amaro che è preparato da un'azienda agricola secondo la tradizione dei nonni e quindi è un prodotto che si tramanda di generazione in generazione. Insomma, birre, mostarde, ma anche marmellate, conserve, succhi di frutta, dolci e molto altro. In arrivo proprio in questi giorni anche una novità. Avremo fra qualche giorno il Clinton. Il Clinton è una bevanda perché non può essere definita vino, però è una bevanda che nelle campagne si è sempre bevuta, soprattutto in occasione delle festività. La dispensa contadina è in strada Chiesa Nuova 8 presso la sede del Consorzio Agrituristico Mantovano. È aperta tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica pomeriggio. Protesta dei suinicoltori associati a Confagricoltura Mantova davanti alla sede della Camera di Commercio. La denuncia è che la CUN, Commissione Unica Nazionale Suini da Macello, invece che mantenere il suo ruolo di organismo proposto ad un confronto civile per la definizione del prezzo, subisce la parte industriale che si presenta alle riunioni per dettare legge. Gli allevatori si sono quindi presentati al tavolo delle trattative, così da impedire che a fissare il prezzo fossero solo i macellatori. Una strategia che verrà adottata fino a quando non sarà nominato il rappresentante degli industriali in seno al Comitato dei Garanti, visto che la mancata nomina impedisce il corretto funzionamento della CUN. Gli allevatori inoltre sono stati invitati a non consegnare i suini ai macelli fino a quando non uscirà il prezzo rilevato dalla Borsa Merci di Modena, previsto per lunedì. Verrà inoltre presto stilato un contratto più garantista da sottoporre all'attenzione dei macellatori. Devo bocciare lo schema di decreto ministeriale sul piano assicurativo agricolo 2016 perché ancora una volta si lasciano le casse vuote per le assicurazioni agevolate sui rischi delle oscillazioni dei mercati. Così l'assessore all'agricoltura della Lombardia Gianni Fava richiama l'attenzione su un problema che colpisce con sempre maggiore frequenza il mondo agricolo, la volatilità dei mercati, fenomeno che si aggiunge alla calamità naturale e gli effetti dei cambiamenti climatici. Queste le proposte per correggere la bozza, consentire agli agricoltori una più libera scelta in merito alle avversità assicurabili, introdurre gli eventi gelo e colpo di calore sbalzo termico tra gli eventi di frequenza. Si chiede inoltre una maggiore attenzione al biologico in merito alla determinazione dei prezzi massimi applicabili, ossia prevedere una maggiorazione del 50% rispetto ai prodotti tradizionali. È addirittura d'arrivo la misura a sostegno dei giovani che si insediano per la prima volta in azienda agricola. La Regione Lombardia fa sapere che dal prossimo 15 di dicembre dovrebbe essere aperto il bando per presentare la domanda di aiuto ai sensi dell'operazione 6.1.01, incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori. Il giovane deve essersi insediato da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda, quindi da inizio 2015, deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e non ancora compiuti, deve essere titolare di impresa agricola oppure legale rappresentante di una società agricola. L'impresa deve avere una dimensione minima economica stabilita di 18.000 euro di produzione standard e massima di 200.000 euro. Il premio unico è di 20.000 euro, erogabile in due soluzioni, anticipo e saldo.
Per questa puntata è davvero tutto. Focus Agricoltura si ferma per la pausa natalizia, ma torneremo puntuali sabato 9 gennaio, sempre alle 21.15. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e tantissimi auguri di buone feste a tutti voi. Arrivederci nel 2016. Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Combustibili Farinato, prodotti petroliferi per l'agricoltura, l'autotrazione e il riscaldamento. Gasolio agricolo e lubrificanti. Esperienza, rapidità, puntualità nelle consegne e prezzi competitivi da 50 anni. Combustibili Farinato. A Casteldario, Mantova.